Pronto? 3, 2, 1. Questi dannati super pigiamini non lo vedranno mai arrivare. Mi piace quando si mette insieme un piano. Smack, ha ha! Sì, maestro. Smack, ha ha. Beh, è sicuramente una notte tranquilla. Però c'è qualcosa che non quadra. Ehi, Geco, aspetta, cosa? Oh no, non va bene. Rapidi, PJ Mask. Seguite quegli impostori. È il momento dell'eroe. Quegli impostori sono troppo veloci coi nostri veicoli Hero Blast. Già, non li prenderemo mai. Dovremmo tagliargli la strada. Sono diretti al parco. Presto, da questa parte. Ah, finalmente. Questa è la mia più grande invenzione di sempre. Scusa, cattivo PJ Mask. Sembra che la tua corsa finisca qui. Super Gatto Balzo! Muah! Super Gatto Balzo! Super Raggi Felini! Oh, fregato! Muscoli da Super Geco! Scudo da Super Geco! So a cosa stai pensando. Vento da Super Gufetta! Oh no, stanno scappando! Non preoccuparti, Geco. So esattamente dove sono diretti. Non puoi scappare, PJ Mask. Questa è la regola più importante. Che imbarazzo. Per ora dovrebbe bastare. La prossima volta quei fastidiosi super pigiamini non avranno scampo con la mia invenzione. È così, Romeo? Ti piacciamo così tanto che dovevi avere il tuo set di PJ Mask tutto il tempo, eh? Non illuderti, uccellino. Le mie invenzioni di super pigiamino sono di gran lunga più potenti di te. Ehi, robot! Che succede? Perché sono senza poteri? Voglio dovertelo dire, Romeo. Contro di noi sei senza poteri. No! Voi super pigiamini rovinate qualsiasi cosa! Ben fatto, Gatto Boy. È stata una riflessione molto rapida. Tutto in una notte di lavoro. Noi PJ Mask urliamo tutti in coro urrà, perché di notte salviamo la situazione. Ragazzi, penso che abbiamo un problema. Vista da Super Gufetta! Guardate, è lunetta! Sta trasformando tutto in ghiaccio! Presto, Super Pigiamini! Dobbiamo fermarla! È il momento dell'eroe! Wow! 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 Smack! Ha ha! Buona fortuna con quel ghiaccio! Non mi fermerete mai! Come facciamo a fermarla? Questo ghiaccio è troppo scivoloso! Ho un'idea! Forza, al PJ Seeker! Eccola lì! Stiamo guadagnando terreno! Ah, sì! Guarda qui! Oh, no! Attenta! Smack! Ha ha! Proprio un piano intelligente! Non preoccupatevi, Super Pigiamini! Ne ho un altro! State bene voi due laggiù? Wow! Eccola lì, davanti a noi! Preparati, Gatto Boy! Ora, Geco! Muscoli da Super Geco! Ehi! Ehi! Non è giusto! Questo non era previsto! Che ne dite se mi aggrappo a questo mentre voi due vi rilassate? Non è divertente, ecco! Guarda qui, lunetta!
Sto per fare buon uso del tuo luna magnete. Fa come vuoi, ma non sarà altrettanto divertente. Pensi che il ghiaccio possa bastare per oggi, Geco? Forza, gatto, poi prova! Super pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Il luna magnete è davvero incredibile! Andiamo! Ehi! Fermati! Il robot vince! Come esco da qui? Finalmente! Cerchi di scappare, eh? Ora vedrai da che parte stanno i tuoi amici! Super pigiamini! Super pigiamini! Ho trovato Romeo laggiù! Gatto Boy Geco! Sono io! Quello lì è Romeo! È un travestimento! No, è lui! Romeo è un vero genio del male! Ovviamente ha avuto l'idea di travestirsi da me! Se sei gufetta, perché eri nel laboratorio? Infatti, per tutti i baffi felini, è davvero un travestimento convincente! Ragazzi, credetemi, sono io! Attenti! Ferma lì! No! Ci ha salvati! È lei la vera gufetta! Romeo non l'avrebbe mai fatto! Il mio piano ha funzionato! Biglietto di sola andata per la luna! Cosa? Non tornerete mai più! Niente malvagi, niente eroi! Finalmente conquisterò il mondo! No! È incredibile che ci abbia ingannati con quel travestimento! E siamo stati così cattivi! Non è tardi per essere eroi! Hai ragione! Che cosa farebbe la bella saetta? Che farebbe Gufetta? Il suo aspetto ha qualcosa di diverso da prima! Cosa è successo? Romeo! Povero super pigia piccino! Cosa hai fatto? Ho modificato la bella saetta in modo da poter trasformare chiunque in un innocuo pupazzetto. Nessuno potrà fermarmi questa volta. No, non l'ho dimenticato. Ci stavo giusto arrivando. E io potrò conquistare il mondo! Non riuscirai mai a farlo! Ah, sì? E chi mi fermerà? Sentiamo. Un microscopico gatto boy giocattolo? Super gatto velocità! Lo metto nella confezione, padrone. Bella idea, robot! Ecco, perfettamente impacchettato! Goditi la tua nuova casa, gatto boy! Lasciami uscire! Lasciami uscire! Andiamo, robot! Prepariamo la trappola con la bella saetta per il prossimo ignaro super pigiamino! Non c'è traccia della bella saetta. Nemmeno qui. E... il calcio distruttore della bella saetta! Oh, eccola! Gufetta, Gatto Boy! Ho trovato la bella saetta! Un momento. Non era qui un attimo fa. C'è qualcosa che non quadra. Serpenti sibilanti! Ecco fatto! Abbiamo un altro bel super pigiamino giocattolo innocuo! Romeo, Jackie Guizzanti, che cosa mi hai fatto? Muscoli da Super Geco! Risparmia le energie, lucertolina! Mettimi giù, subito! Devo capire come fermare Romeo. Tutto da solo. Scusate! No! Non si disegna sui muri! Sì! E tu?
vieni giù da lì immediatamente! Super presa rettile! Ora basta! L'ora dei giochi è finita! Va tutto bene, non piangete! Volete giocare a rincorrere Jaco? Sì! Una volta che il mio raggio lattanti sarà aggiustato, quella lucertola non avrà scampo! No, Amici Boy! Giù! Giù! È l'allarme del quartier generale! Oh oh! Sta arrivando Romeo! Se mi colpisse, conquisterebbe davvero il mondo con la sua armata di lattanti! Eh? A meno che... Chi vuole giocare ai supereroi? Io! Anch'io! Giochiamo! Fidati! Ce la puoi fare! Sbatti le ali! Così! Wow! Guardate tutti! Sta volando! Wow! Va tutto bene! Prova ancora! Ora sbattile molto forte per attivare il vento da super cuffetta! Vento da super cuffetta! Yeah! Crescono così in fretta! Wow! Piano! Piano! Ora io! Ora io! Come ho fatto a non pensarci prima? Adesso so come fare! Cosa c'è, robot? Cosa? C'è qualcosa? Non intendevo dire questo. Che cosa vuoi? Solo servire il mio padrone, ovviamente. Sto cercando di ricaricare la pistola. Smettila di bussare alla porta. Ma non ho bussato, padrone. Devi essere stato tu per forza. No, no, no. Sì, sì, sì! Oh? Oh? Ehi! No, 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 no! Sta attento, padrone. Gufetta, dove sei? No! Oh, oh, credo di averla trovata! Andiamo! Robot, hai fatto entrare il pigiamino invisibile! Ma che hai nell'hard disk? Mi dispiace, padrone, non l'avevo vista! Beh, allora guarda meglio! C'è mancato davvero poco! Sì, padrone! Gufetta, eccomi qui! L'avete visto? A dire il vero non proprio. Adesso sei invisibile, te lo ricordi? Beh, sono quasi riuscita a riprendere la pistola. Perché non hai chiesto aiuto? Perché non pensavo di averne bisogno. E poi, l'ultima volta voi mi avete esclusa. Mi dispiace, ho sbagliato anche io. Invisibilità o no, noi dobbiamo fare gioco di squadra. Solo così possiamo sconfiggere Romeo. Hai ragione. Che cosa stiamo aspettando allora? È il momento dell'eroe. Tutti insieme. Sono qui. Oh? Ricarica completata! È giunta l'ora di diventare invisibile! E di conquistare il mondo! Stavo giusto per dirlo io! E conquisterò il mondo! Credi che essere invisibile sia la soluzione? Adesso io e te facciamo un gioco! Dove si è cacciata? Giochiamo in tre! E io sono talmente veloce da diventare invisibile! Jaco, che stai facendo? Dov'è il mini robot? Qui, con i colori dei pigiamasks! Gli piace stare qui! Ha guardato altre foto, controllato i nostri velivoli, esplorato il quartier generale... Esplorato il quartier generale? E se Romeo dovesse tornare a controllarlo? No, l'abbiamo noi il suo telecomando! Ne ha costruito un altro! È molto più grande! Ma lui vuole stare con noi! Quando quell'aggeggio sarà attivo, non potrà più scegliere. Dovrà obbedire ai comandi di Romeo, che gli ordinerà di distruggere la nostra base. Distruggere la nostra base? Se vogliamo tenerlo con noi, dobbiamo evitare che quel telecomando funzioni. Ma se Romeo riuscisse a telecomandarlo, noi contrasteremo i suoi comandi con questo. Cioè un telecomando contro l'altro? Beh, meglio di niente. Andiamo! Ok, ma... Sì, lo so, è bella la gattomobile. Credo che ci convenga prendere in squadra Pigia Robot. Secondo te Romeo riuscirà a telecomandarlo? Spero di no. Ma dobbiamo assicurarci che Pigia Robot rimanga uno dei nostri. Jackie guizzanti, è enorme.
Resta qui, piccolo. Bene, allora, Gatto Boy, tu con la tua gatto velocità... Oh no, è attivo! Sta per... Telecomandare qualcosa? No, ho soltanto generato un buon vecchio campo di forze. Ma ti abbiamo sentito dire che... Un super telecomando per robot. Sì, fa parte del piano come il mio mini robot, che è così carino e adorabile. Sapevo che l'avreste voluto con voi e così... Ho costruito un finto telecomando che mi è servito soltanto per ingannarvi. Guardate chi c'è là! Che bello! Possiamo tenerlo! Lo voglio da sempre, un cucciolo di Lupetto Robot! Sì, ci tornerà utile! Facci un po' da guida, Lupetto Robot! No! Ehi, smettila! Mi fai il solletico! Noi non ce ne andremo, perciò esegui i nostri ordini, altrimenti saranno lupo guai, giusto, Howler? Inizierei lasciando un po' di bava su questo enorme videogioco. Che forza! Ci voglio giocare! Ehi! Non è un videogioco, credo che sia il pannello di controllo della nostra tana per lupi. Ora premo tutti i tasti finché non riuscirò a bloccare la porta, anche a costo di fare un gran bel boom! Non possono più entrare. Lupetto Robot, voglio un frullato alla frutta. Preparalo ai lupirtilli. Per me alla fragola. C'è al gusto di kiwi ananas. La porta è bloccata. Passerò per il portello lassù e vi farò entrare. Super presa rettile. La pelliccia mi si arriccia! Bravo, Lupetto Robot! Oh, è forte! Diamo inizio alla festa! Sì, guardate, ragazzi! C'è anche un film con i supereroi! Sono i Pizza Bimbi! Cercano di entrare! Fermiamoli! Qui ci sarà pure un campo magnetico, cose del genere. Che cos'è stato? Allora siamo d'accordo, mini ninja. Povera lucertolina. Forza, andiamo. Mini ninja! Mi servirebbero i muscoli da Super Geco! Non preoccuparti! È tutto sotto! Controllo! Io non servo! Hanno tutto sotto controllo! E comunque ho un lavoro da finire qui! Ehi! Lavoro finito! Basta, papà appiccicosa, ninja della notte! Uno strano rombo ha scosso tutta la montagna! Ah, niente di cui preoccuparsi. Che succede? Il vostro amichetto verde ha tappato le mie fontane appiccicose. Ma la pappa appiccicosa trova sempre il modo di uscire. Che cosa significa? Vi piacciono le esplosioni vulcaniche enormi? Dove un mare di pappa appiccicosa cola giù per la montagna e inonda tutta la città? No. Non vi piacerà per niente! La lucertolina mi ha fatto un favore! Non ci avrei mai pensato! Eppure sono io il cattivo! Geco! Tranquilli, ragazzi! Ho fermato i getti! È tutto a posto! Attenzione! Una palla lunare! Ciao, pigiamini! Che state combinando? Non dire nulla! Il solito giro di perlustrazione per combattere il crimine notturno! Invece a me sembrava che stesse andando in un posto preciso! No! Noi stavamo solo facendo un giro! Dobbiamo tenerla lontana dal museo!
Magari mostrandole qualche mossa. Forte! Ehi, Lunetta, vuoi giocare? Va bene. Che cos'ha questa palla? Energia lunare. Non riesci a prendere la pennuta? Ha preso la scossa! Fate presto! Jaco! Sulla collina, a triangolo, le statue sistemate saranno. E a mezzanotte, la notte del gatto inizierà. Questo modo di parlare sa un po' di vecchio. Questo libro deve essere stato scritto centinaia di anni fa. E se fosse solo una favola? La gatto abi... Hai sentito anche tu? Voci di gatti del passato. Lo sapevo che era vero. La mia gatto velocità sarà 5 volte più forte. Potrò vedere al buio. Otterrò dei baffi super sensibili. Parlerò l'antica lingua del mio golio. Esiste una lingua del genere? Oh? Certo che esiste. Prendi le statue. Nascondile. Super pigiamini, che state facendo? Niente di speciale, vi guardiamo giocare. Vuoi provarci tu, gatto boy? Oh, veramente adesso non posso, Gufetta. Sono impegnato con la... gatto abilità. Magari vuoi fare una partita tu, Jaco. Io? Non lo so, sembrerebbe... elettrizzante. E dopo potrò conquistare il mondo! Niente super pigiamini? No, se non troviamo un modo per fermarlo. E che vorresti fare esattamente se ogni volta ti rimando indietro? Addio, pigia pesti! Così non vale, Romeo! Forza, torniamo indietro e sconfiggiamolo! Questo ti ha già messi nei guai la prima volta. Perché hai tutta questa fretta? Sì, non abbiamo un piano. Sei partito all'attacco e ora siamo finiti al punto di partenza. Dobbiamo restare uniti. Romeo stava per fare del male a quel gatto. Dovevo fare qualcosa. Ora andiamo! Sta fermo dove sei, Romeo! Di nuovo voi? Robot, butta via la spazzatura! Nessuno butta via i miei amici! Aspetta, Gatto Boy! Gatto Boy, fermati! Super Gatto Velocità! Funziona, telecomando! Che hai combinato? Non era questo che intendevo con restare uniti! È tempo di rispedirvi indietro da dove siete venuti, pigia pesti! Beh, ancora qualche piccola modifica e il mio raggio riavvolgitore sarà finito! Proprio come voi, super pigiamini! Ancora un tentativo, ragazzi, vedrete! Questa volta ce la faremo! No, essere frettolosi non aiuta! Dobbiamo trovare un altro modo per affrontare Romeo! Gufetta ha ragione! In fondo non sappiamo ancora niente di questo raggio riavvolgitore! Non c'è tempo! Se completa il marchingegno saremo davvero nei guai! Andiamo! Tenetevi, ragazzi! Gattapulta! Niente male, Super Gatto Balzo! Continuo a dimenticare che non posso più farlo. Hai fatto un bel salto, Gatto Boy! Bella questa, padrone. Fermati, Romeo! Arrenditi! Oppure... proverai a inseguirmi con la tua super scia di lumaca, forse? Super scia di lumaca! Bella anche questa, padrone! Beh, tu non sei super in niente, Romeo! E il tuo costume da cattivo è proprio brutto! Oh, così mi ferisci! Hai ragione! Volevo essere elegante e conquistare il mondo con stile, ma i tuoi poteri mi doneranno ancora di più! Tu sei la prossima piumetta! Gufetta! Stamina! Forza! Ehi! Guardate qui! Non avere potere!
poteri ha anche i suoi vantaggi. Sì, il raggio di Romeo non ha effetto. Forse non c'è più niente da rubare. Anzi, meglio. Mi hai salvata senza i tuoi superpoteri. Molto eroico, secondo me. Hai ragione. Questo è il momento dell'eroe. Con o senza i poteri. Ma? Levati di mezzo, gattino! Il tuo aspirapoteri ha chiuso, Romeo! Robot! Aiutami! È mio! È mio! Sì, preso! E la dura la vince! Howler, quel coso non somiglia affatto a un uovo. Mi ricorda piuttosto... cipolla cruda! Che tanto! Gatto Boy tira e va a canestro! Punteggio pieno! Grande! Recuperati tutti! Tutti gli squisiti, succulenti, dolci ovetti di cioccolato! Solo un assaggino! Geco, no! Cioccolato! Scusate, non ho saputo resistere. Presto, Gatto Boy, noi li distraiamo. E io porto gli ovetti dentro la scuola e li sorveglio. Sorvegliare senza mangiare, chiaro? Aspetta fino a domattina, ne varrà la pena. Prometto obbedienza e protezione. Vento da super gufetta! Per le previsioni meteo, vento al cioccolato. È proprio il mio evento preferito! Mega uovo da quella parte! Ip, ip, oh! Oh! Sto bene! Oh! Oh, 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 oh! Tranquilli, ovetti. Qui con me sarete assolutamente al sicuro. Io sorveglierò su tutti voi. Ognuno di voi. Squisiti, vellutati ovetti di cioccolato. No! Svegliati, Geco! Hai fatto una promessa. Indizio numero uno. Cresce nell'acqua e nell'aria risplende. Il suo sbocciar da questi due elementi dipende. Un altro indovinello! Qualcosa che ha bisogno di aria e di acqua per sbocciare. Un fiore! Sorvolerò la zona per cercarlo. Vado! Ah, uno splendente fiore di loto! Sì! Bravissima! Grazie! La mia discesa impicchiata. Niente male, eh? Mi sto divertendo. Qual è il prossimo indizio? Una specie di mappa del tesoro ninja e una stella ninja in un punto preciso. Meglio trovarla prima che i mini ninja distruggano la città. Le mie super ali saranno utili. O dovrei dire super utili. Chi è la grande gufetta? Io! Trovata! La stella ninja! Forza, ragazzi! Dritti per me! E poi a sinistra! Aiuto, che spavento! Dunque avete capito il primo indizio! Fortuna del principiante, non vincerete mai! Ah, se solo i mini ninja avessero le ali! Oh. Hai notato che i mini ninja non stanno neanche provando a capire gli indizi? Sì, si limitano a seguirci! Perché pur di vincere tentano di imbrogliare! Andiamo! Sei sicura che sia il posto giusto? Assolutamente sì! Super Gatto Velocità! Dentro non c'è! Chissà, forse è sotto? Siamo arrivati prima noi! Super Gatto Velocità! Muscoli da Super Geco! Oh! Sì! Il telescopio è sparito! Forse è in riparazione!
Lo ripareranno in un baleno, problema risolto. Oppure può averlo preso Lunetta. Di nuovo, guardate! Oh! Probabilmente questa falena è qui per caso. Fammi vedere. Gatto balzo! Sono tante! Lunetta è qui da qualche parte! La luna è già sorta. Scopriamo dov'è Lunetta nel caso cerchi di aprire di nuovo il portale. Dividiamoci! Ecco! Devo portare Lunetta via da qui o saremo entrambe nei guai! Fatto! Con questa nuova lente il mio portale lunare sarà 10 volte più potente! Non muoverti, Lunetta! Aspetta! L'hai aggiustato! Aggiustato? No, ho sostituito la lente con una più potente! Quindi siamo a posto? No, non siamo a posto! Tu l'hai rotto, io l'ho riparato! Sei in debito con me! Ah-ha! Non so a che cosa ti riferisci! Sì! Sappiamo che hai rotto il telescopio, Lunetta! Cosa? Non hai detto nulla! Detto cosa? Niente! Niente di niente! Sta lontana dal telescopio! No! Io l'ho riparato e adesso io aprirò il mio portale lunare! E voi non riuscirete a fermarmi! Davvero? Sì! Falene, prendetela! Ah! Attenta al telescopio, Gufetto! Oh no, non può! Oh no, ancora! Preso! Evviva! Almeno non l'hai rotto stavolta! Per l'ultima volta, Pigiapesti! Non l'ho rotto io!